Un'ultima domanda, ma per noi in questa qua è la città che questa è la città di Ivan Graziani, è un autore che sentiamo molto nostro, che è anche assimilabile, diciamo, al suo stile in quanto cantautore con Ivan è vocazione stato rock. uno dei miei primi amici nell'ambiente, è stato un mio carissimo amico, siamo a tutt'oggi amici di Anna, dei figli. Beh, fate conto che io sto con la vedova di colui che ha disegnato la copertina di Pigro, quindi pensate a che legami. Ma io e Ivan andiamo indietro al 71-72 forse? In un periodo in cui lui a Milano, lui ha fatto con me, è stato di una generosità straordinaria, perché lui aveva un lavoro bellissimo che tutti gli invidiavamo, suonava in un ristorante a Brera, ha pagato 20.000 lire a sera, che allora era una cifra spaziale, per suonare tra i tavoli a mo' di piazzista, no? Le canzoni dei Beatles. Lui aveva la voce molto acuta, molto alta, cantava canzoni, aveva questo dono per la melodia, no? Era anche un chitarrista straordinario. E lui però era meno diciamo, forte sulla parte Rolling Stones, blues, più rock, no? E allora lui mi offrì metà, cioè 10.000 lire, metà di questa paga, io ne avrei preso anche 5, devo dire, per aiutarlo, cioè per girare. Lui faceva certe canzoni, poi quando ne chiedevano altre intervenivo io, certe le facevamo insieme. Insomma, ha condiviso in un momento dove veramente facevamo tutti la fame, cioè 10.000 lire a sera era una cosa impensabile, cioè io credo di averci comprato la prima macchina quasi con quei soldi, no, non proprio, ma un motorino costava 200.000 lire per dire, 20 serate mi compravo, no? E lui è stato generosissimo proprio e per tutta la vita è stato un carissimo amico, proprio un fratello. E mi dispiace che non sia ricordato quanto altri che lo meritano meno.